L'innovazione digitale è in corso e cambia il nostro modo di relazionarci a ritmi mai visti prima. L'Europa ha oltre 700 milioni di abitanti, Facebook molti di più. Se fosse una nazione, la sua popolazione se la giocherebbe con India e Cina. In Italia il numero di utenti Facebook è incredibile, più di 20 milioni, un italiano su tre. Oggi, quando un ragazzo si sveglia, per prima cosa controlla il suo profilo Facebook. O almeno fa così un americano su due. Se oggi telefoniamo 110.000 volte, solo su Facebook comunichiamo più di 1 milione di volte. Ogni minuto. Google ha cambiato la rete, mappato il mondo, investito nell'auto del futuro e oggi investe sul suo social network, Google+, e ci crede davvero. Per raggiungere 50 milioni di utenti, alla radio sono serviti 38 anni. 14 alla TV, 4 all'iPod, a Facebook 2. Per gli acquisti, il 14% di noi si fida dei messaggi pubblicitari, il 90% delle opinioni online. Insomma, prima di comprare, una volta su due, chiediamo agli altri. E così scendono gli investimenti pubblicitari sui media tradizionali e aumenta il giro d'affari della pubblicità online. Cadono le barriere che separano internet dalla televisione. Nel 2013 una casa su due avrà la Smart TV. Intanto il pubblico si è spostato. Oggi guardiamo più video in internet che in televisione. E siamo in crescita. In 63 anni, l'intera produzione video delle tre maggiori reti americane è pari alla durata dei video postati su YouTube. In 2 mesi. Le connessioni a internet aumentano in maniera esponenziale. Oggi, chi si connette lo fa sempre più in mobilità. In Italia, poi, con gli oltre 16 milioni di smartphone, siamo i primi in Europa per diffusione. Nel 2011 avevamo 420.000 tablet. In 3 anni ne acquisteremo 4 milioni. Le app, le applicazioni per i mobile, hanno un mercato mondiale in esplosione. 300 milioni di app scaricate nel 2009. 20 miliardi nel 2011. Oggi solo 1 su 10 non ha il cellulare e la metà di chi ce l'ha non si limita a telefonare. Compra su internet. Si diffondono le app che permettono pagamenti. Si stima che nel 2012 saranno le app di money transfer le più scaricate e che tra 3 anni le transazioni mobile arriveranno a 600 miliardi di euro. Oggi la News Corporation è una delle più grandi media company del mondo. Vale 40 miliardi di dollari. Google, 190. Oggi parliamo con gli amici più sui social network che nella vita reale. E siccome gli utenti sono anche elettori, nella raccolta fondi online per la corsa alla Casa Bianca, nessun candidato era riuscito a raccogliere più di 50 milioni di dollari. Poi è arrivato Obama, che ne ha raccolti 55 solo coi social network, in meno di un mese. Di questo human network, Mediolanum vuole essere protagonista. Da sempre abbiamo una relazione personale con i nostri clienti e vogliamo usare l'innovazione per migliorare i nostri servizi e rendere l'accesso alla banca più semplice e veloce per tutti.